tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come leggete anche sul titolo, parlerò della mia uscita dalla community e spiegherò anche le motivazioni. Questo video premetto che sarà un pochino lunghetto dei miei soliti standard, però è giusto dare spiegazioni anche alle persone che comunque ne sono rimaste all'oscuro totalmente e continuano a seguire certe persone. Allora, cominciamo dall'inizio. Io ho aperto il mio canale intorno a fine febbraio, inizi di marzo. E ovviamente il mio canale è con pochissimi video perché era nato come un canale amatoriale. Ho avuto i primi iscritti, come molte persone, cercando dei gruppi anche su Facebook o su altri social di spam, quindi iscritto ricambi. Sono arrivata circa a 80-100 iscritti in questa maniera, ovviamente non avendo visual, perché una volta che erano iscritto ricambi, capite bene che alla gente non interessavano i miei video o quello che pubblicavo. Fine marzo, inizi di aprile, sono stata contattata sotto un mio video con un commento dove diceva se volevo far parte di questa community. La community si chiamava la community dei 1000. Ovviamente io ero entusiasta di essere stata contattata, essendo un canale piccolo, e ovviamente rispondo: sono molto interessata. Una volta entrata in community, sono stata contattata da un certo capo community, di cui non faccio il nome per non fare appunto pubblicità, perché non mi sembra proprio il caso, visto che appunto non vuole visualizzazioni ma vuole iscritti, quindi la pubblicità non se ne fa molto. Sono stata contattata da lui e mi hanno spiegato largamente che cosa faceva questa community. Praticamente questa community era inizialmente progettata per fare una socializzazione fra persone e canali, ovvero io mi iscrivo, ti contatto, mi iscrivo al tuo canale e tu rispondi e ti iscrivi al mio canale, però non è un iscritto ricambi in questo caso, ma era un socializzare e creare dei rapporti, e siamo benissimo d'accordo, quindi era una cosa, un progetto molto ampio, ma per cui ci voleva secondo me molta costanza. Quindi la prima regola community era portare iscritti agli altri membri della community, perché così si creava un ricambio di iscritti e quindi aumentavano gli iscritti per ogni canale. Quindi la prima regola era questa. Dopodiché c'erano altre regole che sono nate successivamente, ovvero non spammarsi il proprio canale in questo gruppo. Quindi non farsi pubblicità del proprio canale, ma continuare come se non ci fosse un domani a spammare canali di altre persone. Queste persone, oltretutto, non sapevano nemmeno che cos'era la community. Loro semplicemente scambiavano l'iscrizione con noi se decidevano di seguirci bene, se no, amen. Lavorando sugli iscritti, come giustamente era nella politica della community, io sono arrivata a circa 600 iscritti nel giro di un mese e mezzo circa, forse due mesi. Avendo questo ritmo, sono stata aggiunta a un altro gruppo su Telegram. Ci siamo spostati su Telegram per il semplice fatto che YouTube aveva chiuso poi le chat di YouTube. Si chiamava Gruppo Leader. Questo gruppo leader praticamente cosa consisteva? Noi eravamo un gruppo di persone, poche persone, che procacciavano iscrizioni. Quindi procacciavano iscrizioni più degli altri membri totali della community. Noi portavamo circa dalle 10 alle 20 persone al giorno, a persona, quindi al leader. E quindi questa promozione comunque mi faceva sentire un membro a tutti gli effetti della community, cioè mi sentivo utile. Arrivata a 1000 iscritti, sempre con questo metodo, cosa è successo? Che io mi sono accorta, come tanti altri canali della community, ci siamo accorti che le nostre visualizzazioni calavano in maniera esponenziale, ovvero se io sono arrivata a 1000 iscritti, perché di questi 1000 iscritti, quindi 1000 persone, mi guardano il video che io pubblico solo in 10-15?
domanda. Quindi a un certo punto ho iniziato a farmi molte domande del tipo: ma siamo sicuri che questa community è ancora una community dove si creano rapporti e dove la gente viene a visitare il tuo canale? No, non è più quel tipo di community, ovvero è diventata in pochi mesi un iscritto ricambi. E poi è inutile che il capo di questa community dice che non siamo un iscritto ricambi, perché siete un iscritto ricambi, perché se io cerco un altro canale e gli dico: ti vuoi iscrivere al mio canale? E non capisce nemmeno la mia lingua, perché magari sono indiani, sono di tutte altre parti del mondo, e quindi neanche viene a vedere i miei video perché non capisce un caspio di quello che dico io nei miei video. Capite bene che è un iscritto ricambio, perché quello lì non capirà mai niente, non verrà mai a vedere i vostri video. In questa community, oltretutto, su Telegram si erano formati altri gruppi di spam, tra cui il gruppo chiamato Gruppo Social, dove c'erano presenti la maggior parte dei membri che facevano parte di questa community. Quindi anche loro spammavano in maniera eccessiva link, come se non ci fosse un domani. Quindi la cosa era diventata talmente pesante che praticamente arrivavano centinaia di notifiche nei telefonini tutto il giorno, senza tregua, anche la notte. E quindi, dopo questo piccolo riassunto, cosa accade? Che in questo gruppo dove spammano questi iscritti, a un certo punto fanno ingresso dei personaggi particolari, chiamiamoli così. Questi personaggi particolari che sono entrati in questo gruppo social della community, e voi direte: come sono entrati questi personaggi nella vostra community, nelle vostre chat? In maniera molto semplice. Allora, il capo di questa community ha fatto questa chat social e ha messo il suo link, quindi il link di questa chat, l'ha messo in ogni video che lui faceva e l'ha spammato ovunque, in tutti i posti immaginabili da voi. Quindi, cosa è successo? Che il link era aperto a tutti, quindi è come se voi lasciate la porta di casa aperta e quindi entra chi caspio vuole. Quindi questo gruppetto particolare è entrato in questa community spacciandosi per membri della community o comunque che erano interessati a fare iscritto ricambi, perché era diventato questo, e quindi di conseguenza cosa è successo? Che hanno co cominciato a insultare i membri della community con parolacce, offese e tutto ciò che potete immaginare. E quindi giustamente tutti i membri della community si sentivano spaesati e dicevano: ma chi sono questi qua che sono entrati in questo gruppo nostro e continuano a fare queste cose? Mistero. Il mistero si risolve in pochissime ore, no tempo, in pochissime ore, quando viene pubblicato un video da un certo personaggio che a quanto pare lo fa per divertirsi, perché il suo canale è proprio un canale adibito per fare queste cose. Quindi fa critiche e le fa abbastanza pesanti. Nessuno critica i canali altrui, ognuno può pubblicare quello che più le aggrada. Quindi cosa succede? Questo personaggio pubblica questo video dove smerda in maniera palese il capo di questa community, chiamandolo re dei spammoni. Re dei spammoni d'Italia, poi, quindi era una cosa più famosa. Con conseguenza di insulti, insulti anche ai membri della community, anche non conoscendo i canali di questi membri, hanno detto che erano dei canali di merda e quindi non potevano diventare famosi, perché una community di merda, un capo di merda, fa dei canali che lo seguono di merda. Dopo questo attacco alla community da questo individuo che ha fatto questo video, cosa succede? Che il capo della community, molto intelligentemente e molto astuto secondo lui, ha preso il link della chat di questi personaggi, la chat di Telegram, preciso. È andato in questa chat e ha detto a tutti i membri: andate in questa chat e iniziate a smerdarli. Molti membri non sono andati, alcuni membri sono andati lì come me e come altri membri per andare soltanto a leggere che cosa scrivevano. Ora, caro capo della community, ti sei un pochino fregato da solo, perché se
Se tu vai in quel gruppo lì e inizi a dire parole su di loro, a offenderli, come dicevi tu, ho fatto uscire la loro natura. Caro mio, praticamente ti sei messo il piede in una fossa da solo. Perché? Perché tutti o molti hanno letto cosa facevi tu in quel gruppo. Li volevi convertire, cioè li volevi convertire per farli entrare nella tua community. E questa cosa, quando tu l'hai detta anche in chat community, la gente ci è rimasta malissimo, perché se tu, cioè, se tu canale, dici che i membri di una community, e quindi si sentono presi in causa tutti, hanno dei canali di merda, non penso che quei membri lì vogliano fare comunella con questi canali qui che l'hanno insultati. Questo penso che sia intelligenza. E quindi cosa è successo? Il capo community si stava spammando anche su quel canale. E quindi di conseguenza chi leggeva non essendo parte di quel gruppo poteva vedere tutto quello che lui scriveva e che gli altri gli scrivevano. E non è stato tanto carino scoprire che lui diceva che faceva dei video per dei celebrolesi, per delle persone che non capivano un cazzo e via discorrendo, quindi quelle persone che praticamente seguivano lui. Erano dei celebrolesi perché lui faceva dei video per loro per fargli capire come andava il mondo e come andava la community, no? A un certo punto, sia io che altri membri di questa community abbiamo deciso di informare gli altri membri della community di quello che stava accadendo su questa chat di questi personaggi, dove c'era anche il capo di questa community, che non doveva essere lì in effetti, se ci pensate. Quindi abbiamo informato le persone e siamo stati praticamente aggrediti con insulti del tipo voi sputate nel piatto dove mangiate, voi siete delle persone che pugnalate alle spalle, noi, cioè il vostro capo community è in un'altra chat che si fa gli affarucci propri tirandosi i suoi interessi. E noi pugnaliamo le spalle, noi. Quindi, cosa è successo? Che io ho deciso di pubblicare su queste chat degli screenshot di quello che stava accadendo e di quello che il loro capo community, perché ormai non lo sentivo più capo community mio, stava dicendo a questi tizi. E le ho pubblicate proprio sulle chat, questi screenshot, in modo che loro vedessero con i propri occhi che noi non stavamo facendo nulla di male, era il loro capo community che stava cercando di avere delle visualizzazioni o comunque far apparire il suo canale. A un certo punto iniziano a piovere insulti. Insulti di che genere? Allora, intanto una certa persona che potrebbe anche venire, ma, venirmi mamma, ma per fortuna non è mia mamma, se no veramente mi vergognavo da morire. Ha detto alla community che io ero un infame e li stavo tradendo alle spalle. Perché? Perché io ho voluto vedere il giochetto che qualcuno stava facendo, come vi stavo dicendo prima. E quindi ho tolto le liste della community, perché praticamente mi sono dimenticata di dirvi che questa community c'era la regola di fare delle liste community nella sezione canali, e quindi dove spuntavano le iscrizioni aperte, spuntavano anche liste community. 1.000 iscritti e quindi dovevi aggiungere tutti i membri per fare pubblicità a loro. Io avevo tolto queste liste. Un membro che vi stavo citando prima, una donna, mi ha scoperto e quindi mi sono spaventata da morire e l'ha detto in questa chat community. Il mondo di Mafia ha tolto le liste community. Vi sta pugnalando alle spalle, lei sta facendo il doppio gioco. Io sto facendo il doppio gioco? Guardatevi prima dal vostro capo community chi è che fa il doppio gioco. Comunque, tolto questo discorso, cosa succede? Che il capo di questa community comincia anche lui a insultare me, dicendo: sei una viscida infame. Sei. Poi cosa mi ha. Ah, ragazzi, mi ha detto. Sei una lavandaia,
E mi ha mandato, ora ve lo faccio vedere, mi ha mandato il suo CUD, penso che sia un CUD, forse è pure modificato, ma onestamente non me ne può fregare niente, e un suo CUD, un suo stipendio mensile, penso che sia mensile, perché se si faceva così grandioso era mensile, di tipo quasi 10.000 euro. Wow, cioè mi ha fatto paura sapere che io conoscevo una persona che guadagnava 10.000 euro al mese. Guarda, non avrei mai creduto che uno scemo simile potesse guadagnare così tanti soldi. Ma pure se guadagnasse 20.000 euro. Ma chi se ne frega? Cioè, secondo te su YouTube non c'è gente che è laureata o comunque che ha un cervello il triplo di quello tuo? Eppure non si vanta di quanto prende al mese. Semplicemente fa i contenuti e la gente li segue. Semplice, quindi chiamarmi a me lavandaia quando tu fai la figura di merda ogni volta che pubblichi un tuo video, guarda chi se ne può fregare. Dopo questi insulti, ho deciso allora io lascio questa community, perché non mi sembra più una community di persone corrette, di persone che si aiutano fra di loro quando da me non passava nessuno. Io ho detto sinceramente a molte persone che loro passavano da me e io non sono più passata da loro, io li ho giustificati dicendo hai ragione. Dopo la mia uscita dalla community ho cominciato seriamente a lavorare sul mio canale, quindi per aumentare le mie visualizzazioni, perché non aveva senso che io mi sbattevo a destra e a manca per fare iscritti quando questi iscritti mi si prendevano polvere nel mio canale, cioè era, sembrava una vetrina piena di oggetti impolverati. E quindi io non posso andare a cercare iscritti se poi la gente non mi guarda i video, cioè non c'ho nemmeno soddisfazione personale, visto che non sono interessati al mio canale. E quindi ho cominciato a lavorare sul mio canale. L'ultimo video che, i penultimi video che ho fatto sono arrivati a circa 1.000 visualizzazioni. Dai 20-30 visualizzazioni a video che facevo giornalmente quando ero in community, e quasi 1.000 visualizzazioni a video, più o meno, non mi vanto, non sono una che si vanta di fare chissà che numeri come certe persone che mandano il loro CUD, chi se ne frega. E quindi io ho iniziato comunque a lavorare alle mie visualizzazioni e devo dire che qualche piccola soddisfazione sta iniziando ad arrivare, però ovviamente devo lavorare ancora sul mio canale, però questa persona che si è permessa di dire a me, di dare a me della lavandaia, io dico, tu ti fai tutta pubblicità in negativo, perché tu che vai dicendo a una donna sposata, sei una lavandaia, non penso che ne acquisterai in persone che ti seguono, fai soltanto la figura del bamboccio e dell'omino, proprio un omino senza senso che insulta le donne e comunque le persone che non conosce e non sai nemmeno che lavoro faccio io. Ma io non te lo dico perché non te ne frega niente che lavoro faccio io. Se qualche mio fan o comunque persona che mi segue me lo chiede nei commenti, io sono più che tranquilla a dirglielo che lavoro faccio. Ma io non vado a pubblicare le foto sul lavoro che faccio io e faccio finta che sono VIP quando non sono un cazzo, ok? Quindi fatti un esame di coscienza e vedi se tu sei realmente il grande leader della community o sei un cretino. Altra cosa importante che volevo puntualizzare e volevo avvertire molti canali piccoli, non vi fate abbindolare da certe persone che fanno iscritto ricambio, non ti possono negarlo sotto i commenti. Noi non facciamo iscritto ricambio, voi fate iscritto ricambio. Quindi qualsiasi cosa dite, questo video resta e voi fate iscritto ricambio. Quindi vi stavo dicendo, ultima cosa, scusate se parlo veloce, ma è il mio modo di fare. E questi canali piccoli che entreranno in community, perché purtroppo una volta che spammano trovano sempre persone nuove da abbindolare. E ragazzi, fate attenzione perché con gli iscritti che aumentano e le visualizzazioni che non aumentano, il vostro canale non cresce. Se voi siete intenzionati a diventare comunque dei YouTubers o comunque fare dei video dove le persone vi vengono a vedere, cioè vengono a vedere i vostri contenuti, non andate nelle community o nei gruppi dove fanno soltanto iscritto ricambio, perché non ve ne torna niente in tasca, ve ne torna soltanto, come dicevo prima, un mucchio di iscritti senza senso. Solo questo volevo dirvi, perché non è la strada giusta, nel senso che
Sì, la community potrebbe anche andare bene fino al raggiungimento di 1000 iscritti, ma se poi vedete che i video non ve li caga nessuno, cambiate rotta, ve lo dico con tutto il cuore. Proprio è una cosa statisticamente provata. Detto questo, purtroppo mi dispiace se mi sono dilungata più di tanto, vi saluto e vi auguro delle buone feste a tutti.